Ehi, la ciurma, io sono Mazzetessa e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Book of Demons. E come vedete, siamo già subito pronti per iniziare una nuova partita di Verismo. Ma questa volta è cambiata. Verismo è 14, prima era 16. Boh, probabilmente varia un pochettino anche di volta in volta. Strano. Boh, vabbè, facciamo che partire. Vada, ci sono tante schifezze marcescenti. Di nuovo, tanto per cambiare. Vabbè, picchiamole tutte. Vediamo se sto giro in 14 minuti ci stiamo. Allora, non è una speedrun, però. Diciamo che non è che vorrei stare qua in queste catacombe per troppo tempo. Cos'è che erano quelle robe? C'erano delle robe fiammeggianti a caso? Ok, mi sembra più buio del solito. A me non piace il buio. Vedo della roba luminescente? No! The Talking Maniac, cioè uno che parla incessantemente e non può stare zitto un attimo, praticamente. È questo che mi state dicendo? E ovviamente sono congelato fino alla morte, ma è immune a tutto. Ma perché vai in là, sto scemo? Oh, vediamo prima se c'è della roba da raccogliere di qua, in modo da essere sicuri. No, ok, non c'è niente. Ehi, posso... No. Ah, è prevailed. Ok. Tizio che parlava sempre è defunto adesso e non parlerà più per parecchio tempo. No, qua ce ne andiamo per piacere. Ok. La scorsa volta non è crashato, ma non vorrei che succedesse adesso. Ehi, te pareva, ci avrei scommesso. Ho detto di sicuro qua adesso mi chiudono. Perché non posso procedere in là? Ma... Cosa... Cosa mi blocca? Oh, si era buggato, pensavo ci fosse ancora il tizio, magari. 2, 1, ok. Fly, allora. Pure. Ancora questo qua c'è 70 vite. Allora, tira giù i miei giusti tizi. È inutile che usi la Shadow Blade contro l'altro se poi dopo non gli tiri giù l'armatura. Cioè, ogni tanto sta roba qua è stupida, sta Shadow Sword. Perché se l'altro c'ha l'armatura, puoi tirargli tutti i colpi che vuoi, ma è... Come adesso. Continua ad accanirsi sulla diluvio armatura. Allora, adesso ci sono gli arcieri, ovviamente, che dovevano rompere le scatole. Devono venire a rompere le scatole a me. Allora, qua facciamo esplodere un po' tutto. C'è anche una libreria arcana là. Nel dubbio noi tiriamo giù tutti. Dove è andato il tizio che spawnava la roba? Non era di qua? C'è la roba verde là, non mi piace tutto sto verde. Ah, tirano giù prima sta roba. E questa roba viola? Non so cosa è successo, non so cosa mi ha fatto. E poi... Ma porca miseria! Ah, lasciatemi un attimo in pace. Non so come mi ha dato quella roba viola, se mi ha dato del mana, della vita, del... Yes, un livello in più dell'esperienza forse. Facciamo più mana, dai. Che di vita in questo momento non ne abbiamo troppo bisogno. Il mana invece ci è indispensabile. Ah, ecco cos'era tutto quel verde. The Sneaky Mage. Cioè quello che sta a fa, gioca stealth. Fa stealth. Sono stato stupido a fare una ricarica perché effettivamente non usando quelle pozioni le riempiremo molto in fretta. E questo è immune al fuoco, ovviamente. E al veleno, perché è mezzo velenoso anche. Damose, non so cosa sta saltando facendo che, ma... Ah no, è tornato in qua, semplicemente. Pure, ma... No, facciamo che aprire questa strada qua.
ricarica questo? Forse la vita, vediamo un attimo, se la vita piena me lo fa bene. Ok, sì. Ricarica la vita. Allora, crepaci per piacere, quello è sia fuoco che veleno. È una schifezza proprio, cioè come... Ok, però sono riuscito a impedirgli di summonare altra roba. Sì, lo so, non voglio bere, volevo solo... E niente, qua adesso come lo fermiamo? È scappato dall'altra parte. Qua nel frattempo vi sta avvelenando il mondo. Oh, tiriamo giusto sto scorpione della miseria. Ma c'è di nuovo uno scudino, cosa cavolo c'ha che... Ah no, c'è un tipello. Allora, no, no, no. Non so cosa vorresti fare, ma nel dubbio meglio impedirtelo. Ah no, questo non posso bloccarglielo. Fatemi passare di qua nel dubbio. Allora. Adesso devo colpirlo di nuovo 1000 volte. Ma adesso bloccando le spelle è un sacco più facile. Perché non l'ho mai fatto? Perché non me ne sono mai accorto? Sono stato sempre stupido come persona stupida. Allora, adesso tirolo giù per piacere. Perché ho raccolto quel... Interruptor. Oh! Mi ha tolto un achievement. Chissà quanti achievement stavo perdendo per il fatto di non interrompere le spell. Un po' sì. Cos'è che mi ha dato? Una carta nuova? Uno scudo rotto? Cosa serve? Destroy all visible and needle shield on the screen. È bellissimo! Quasi quasi me lo equippo. Ok, tasto 8, ma io lo metterei un po' più comodo, tipo tasto 2. Questo lo metto tasto 3. Vai, che tanto questi non cambiano niente come sono in ordine. Allora, tiriamo giù questi. Ma non ho capito, ma perché quello spawna della roba di fuoco se lo di ghiaccio? Ah, mi ha dato una Sun Rune, vabbè, non è così importante. C'era questa libreria arcana, però che ancora non abbiamo aperto. Ah, anche il forziere, ma di sicuro ci sarà anche qualche nemichino qua da queste parti. Barrel... Wicked Long Legs. Ok, quello l'abbiamo trovato. 231 gold fatto. Zombie Corpse. Oh, di qua dice comunque nel dubbio. Lo sfirluccichio è da questo lato. E quindi noi andiamo da questo lato. Ah, ecco, c'è uno Zombie Corpse. Questo c'è uno. Il barrel? Qua? Guarda come l'avevo mancato di brutto. Ok. Possiamo cliccare sulle scale e scendere giù sotto di brutto. Allora, questo è super veloce, o effettivamente ci hanno mentito sui 14 minuti. Vabbè, senti, passiamo uguale. Tira giù tutto. Ma cos'è questo affare, tra l'altro? Una roba super stranissima. Ma no, di nuovo lui, di nuovo sto marcescenza putrefatta della miseria. Allora, fatemi passare, c'è qualcuno là dietro che ce l'ha con me. Ovvio. Ma cos'è, sembra tipo un drago con la coda da serpente. Che poi no, è vero, i draghi hanno tipo la coda da serpente, forse, una cosa che era la differenza tra... Draghi e meno. No, tiralo giù, ti ho detto di tirarlo giù. Ove che mi lanciate tutte queste robe addosso, non mi piacete proprio per nulla. Posso dirlo? Allora, sono congelato, sono bruciato, sono avvelenato tutto insieme, bene.
Allora, mi lanciano il fuoco, mi lanciano il ghiaccio, mi lanciano... Ma è sempre lui che mi lanciava tutto. Oh, si stanno diffondendo delle abilità nuove qua. Allora, vabbè, tiriamo giù tutto quello che si può tirare giù. Ah, non avevo visto il ragno dietro. No, sapete cosa può essere? Può essere che mi avesse bloccato una roba qua. E quindi si crashava per quello. Non so se era il recuperare i cuori o forse il dar fuoco al terreno. Una di quelle abilità passive. Potrebbe essere che era quello a far crashare il gioco. O la doppia spada. Boh. Qualcosa che io non potevo impedire che succedesse e il gioco non sapeva cosa fare, se impedire o non impedire, quindi crashava nel dubbio. Può essere che fosse quello. Allora, c'è una libreria che ho aperto, ma cioè, che ho visto ma non l'ho aperto, non so dove però. Dove ho visto una libreria ma non l'ho aperta? Di qua forse? Brilla qualcosa? No. Ah, qua c'è una libreria, ok. No, fammi un attimo passare. Cosa? Perché è cambiato di fase? Cosa è successo nella nuova fase? Forse solo ho recuperato la vita. Aia! Beh, mi ha fatto abbastanza male, devo dire. Per fortuna che ero qua vicino, così nel dubbio avrei potuto recuperare comunque di botto un bel po' di vita. Un barrel. A posto, vada. Yeah, siamo stati nei tempi. Aveva detto 14, 14 è stato. Siamo 13 minuti circa. Junior Wanderer, ma i primi rank non so come si sale effettivamente. Qua il Monkey King stiamo sbloccando, fichissimo. Upgrade Magic Card, no niente. No, not now. Ma direi che per il prossimo, che sarà l'ultimo prima dell'antipapa, ci vediamo in un prossimo episodio. Detto questo, vi invito come sempre a lasciare un mi piace qua sotto, un commento sempre qua sotto, iscrivervi sempre qua sotto. E buona giornata a tutti. Ciao.